Buongiorno a tutti. Questa notte a un certo punto mi giro tra le lenzuola, sento un lieve freschetto, mi alzo e vedo che nel camper c'erano 8 gradi, fuori c'erano meno 10 e dentro c'erano 8 gradi. Quindi mi sono accorto che il V-Basto non stava funzionando. Insomma, a farvela breve, abbiamo dovuto attaccare la truma a gas perché il V-Basto basta, mi dà errore, vi faccio vedere. Errore F01, che significa semplicemente mancato avviamento, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, nel senso che non è partito. Grazie, non ce ne siamo accorti, meno male che c'è l'errore scritto. Adesso che fare? Non so. Certo, riscaldarsi a gas, non stiamo al freddo, però gas costa e non abbiamo neanche tanta autonomia perché le bombole vanno giù in fretta. Fuori fa molto freddo, adesso appunto ci sono intorno ai meno 10. Non vorrei che fosse il tubo del gasolio che porta il gasolio V-Basto che sia congelato, non lo so. Vi aggiornerò dopo, per ora mi faccio un caffè. Mi faccio un caffettino. Fuori stanno togliendo la neve con il trattore, vero Bea? Ciao a tutti. Ciao. Sì, ciao a tutti. C'è la neve fuori, Bea? Stai seduta bene a tavola? Brava, così. C'è il trattore, eh? Sì. Abbiamo acceso anche il motore perché siamo a corto di batteria e allo stesso tempo perché vorrei appunto far girare un po' sto gasolio. Mi era venuto il dubbio, ho detto non è che non parte perché è tutto congelato. In realtà è partito benissimo. Veramente non so che pesci prendere. Vi è mai capitato? Scrivete nei commenti, datemi qualche dritta per favore. Niente, ci vediamo, ciao! Sonny Benga? Il meraviglioso forte di Vinadio. Oh, un distributore! Andiamoci subito, additivo come se piovesse. Sperando che ci sia qualcuno però. Secondo me sono tutti self-service. Allora, vi aggiorno. Sono sceso sotto il camper, mi sono coricato sotto. Ho visto dove c'è la pompetta, quella a impulsi del V-Basto, e l'ho scaldata un po' col phon. Poi ho visto anche il tubicino che porta il gasolio, è piccolo, 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 piccolo. Completamente scoperto, è trasparente, non è coibentato, non so se sia normale o meno. Comunque abbiamo provato a scaldare col phon, non abbiamo risolto niente. Adesso siamo saliti su, sto riprovando a far partire il V-Basto e sono 3 minuti che va, esce aria calda dalla bocchetta, sono 3 minuti che non mi dà errore, quindi inizio a pensare veramente che si sia congelato qualcosa questa notte. Non vi dico il mio umore quanto è alto, cioè come mi sento sollevato. Se è così, adesso vado dal primo distributore che trovo e mi compro 50 litri di additivo. No, incrementiamo un pochettino la percentuale di additivo, sicuramente. Come mai stai col berretto anche in casa? Perché c'era la finestra aperta
per cambiare l'aria. E l'aria ghiacciata di fuori mi faceva venire mal di testa. Ah, ecco, ho capito. Guarda che bel piatto di pasta che c'è lì. Cioè, piatto. Padellata. Carbonara di zucchine. Carbonara di zucchine, ok. Fuori è uscito un po' di sole, non tanto, però un po' sì. E si sta bene. Sta bene. Avrebbe voglia di andare a fare una ciaspolata. Guardate lì. Quanta bella neve. Non è detto che se il tempo migliora. Ci siamo solo noi e quel furgone, ma non c'è nessuno all'interno. Tu cosa fai invece? Ah, ecco, ok. Sentite, raga, sentite come va il vibasto, sentite il rumore. Basta il rumore. Sentite? Va alla grande. Sono felice. Metti la crema? Sì, ma non metterla negli occhi. Togli le mani che facciamo vedere quanto sei rossa. Togli le mani in un attimo. Guarda la telecamera. Guarda lì com'è rossa la mia topina che ha giocato nella neve. Tanto, eh? Sì, eh? L'hai trovato un posticino per dove andare a dormire? Non prendere il telefonino. Sta in fissa, tua figlia? Sta in fissa con le barche e con i fari. E col mare. Pao! Pao! Via! No, è un attentore. È un'antenna, via, è un ripetitore. È uno squalidissimo Pao, ripetitore. Prendi sto camion che mi mangia la targa. Ush, signu! Adesso lo faccio passare. Mi metto qua, vicino al trattore. Sì. Certo che, capito, per essere wild noi dovevamo stare su con meno 16, con il gasolio con tutto bloccato lì, il vibasto bloccato, con la bombola che tribola perché non riesce a dare tutto quello che deve dare, al freddo, con la bambina che piange perché c'è freddo. No, però avremmo visto un bel tramonto, una bella alba. Invece no, noi, capito? Genitori stupidi? Ah no, dai, scendiamo lì. Non possiamo stare su, c'è troppo freddo. Siamo dei matti. Così adesso cosa facciamo? Dove ci mettiamo? Ci posteggiamo dove? Qua. Qua. Non ci sono slarghi, non c'è niente. In natura? Quel simbolino su Park Fortnite, quell'alberellino? Qua proprio non va usato adesso perlomeno. Non si può perché è già tanto se riesci a metterti un po' a destra a far passare un camion. Capite? Niente, dai, fiei. Guarda le luci, Bea. Te l'ho detto, te l'ho detto, Bea. E se non altro da dietro lei vede molto bene. Grazie al motorone.
fosse stato un camper con la dinette normale. Sì, classica. Sarebbe stato tutto chiuso, sì. Bellissimo comunque, De Monte è sempre bello. Bello, 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 bello. Bello, bello, bello.